noi Simona Marchini. Buongiorno. È troppo, troppo, troppo. No, Simona, per te questo è altro. Che effetto ti fa essere su un balcone dopo questo lungo lockdown superato? Guarda, il balcone mi ha fatto molta compagnia. A casa non ho una gran terrazza, però il balcone sì. E allora mi sono affacciata per vedere l'azzurro del cielo, vedere gli uccelli volare, sentire i bambini correre nel mare. Cioè, il balcone è importante perché è chiaramente la visione del mondo in qualche maniera, no? Assolutamente. Raggiungici pure, Simona. Intanto, noi sappiamo benissimo quanto tu sia impegnata nel mondo della solidarietà, soprattutto per quanto riguarda i bambini, sì. E sei ambasciatrice UNICEF. Sì. Perché hai scelto di dedicarti... Dall'87. Quindi veramente tanti anni. La più antica. 33 anni, insomma. Perché hai scelto proprio di occuparti dei più piccoli? Ma perché mi sembra un discorso elementare, nel senso, se noi non formiamo una vita affettiva, sentimentale, protettiva per i bambini. Il discorso è lunghissimo e mi appassiona assai. Io ero molto amica del professor Bollea, tanto per dire, qualcuno che era veramente importante per i bambini. Ecco, allora, se non cominciamo da loro, se non siamo degli esempi per loro di civiltà, d'amore, di appunto solidarietà, che significa vedere l'altro, l'altro c'è, non possiamo pensare che diventino adulti poi col cuore, ma soprattutto adulti più felici. Comunque c'è anche un pizzico legato al fatto di essere madre e nonna nel voler dedicarsi ai, sì, bambini. Beh, questo sì, però io sono cresciuta in una famiglia in cui si avevano dei sentimenti proprio basilari, ma vissuti, tangibili, capito? Già con gli anziani e coi piccoli. Era un modo di stare al mondo, la solidarietà è proprio un modo di vivere, cioè accorgersi che gli altri esistono e riconoscere i propri privilegi quando si hanno, essere grati. Allora, anche questo Covid, un pochino, ha ridato un valore al tempo. Sì. Perché corriamo tutti, no? Sempre questa vita sbocconcellata, ma non vissuta veramente. Allora, io non mi sono lamentata di nulla, sono stata da sola, con una tata vaga. E figli e nipoti a distanza? Ho un nipote. E come l'hai vissuta? Un nipote grande, a 19 anni. Uno spilungone così. Lui stava con la mamma, però, e non ci potevamo vedere. Videochiamate. Neanche dal balcone, che tu ti affacciavi. Ci mandavano messaggi. Videochiamate. Sì, molti messaggi. Io poi, per abitudine, gli mando sempre delle immagini belle. Cioè, fiorita la rosa, io gliela mando, no? Che romantica, davvero. E lui mi manda i cuoricini, vuol dire che, con tutto che è un ruvido giovanotto, grande, però, insomma, queste tenerezze le sente. Senti una cosa, tu hai parlato appunto di tempo, sono 33 anni che collabori appunto con l'UNICEF, sì. Ed è proprio questa la domanda che ti vorrei chiedere, cioè c'è stato proprio questo momento particolare in cui hai scoperto la parola solidarietà. Cioè, ti si è accesa una lampadina, com'è successo? Guarda, io avevo fatto molte cose per l'UNICEF, ero stata coinvolta da un'amica in Romagna, in Emilia-Romagna. Poi un giorno mi ha detto, devi venire perché c'è una convocazione nazionale dell'UNICEF a Roma. Vabbè. E c'era era un presidente fantastico, Farina, che è un uomo geniale. Io ero seduta tranquilla, a un certo punto Farina dice, oggi abbiamo il piacere di avere un nuovo ambasciatore. E io, Simona Marchini. Io, quindi una sorpresa. Non lo sapevo. È la solidarietà che ha cercato te. Sì, certo, cioè, perché io mi hanno visto così disponibile, figurati, no? Uh-huh. Non dicevo mai di no. E io sono salita su questo palco, tanta gente c'era, ero emozionatissima, però gli ho detto subito, dico, Presidente, io voglio sapere, essere ambasciatore, che significa in realtà? E lui mi ha detto, significa, per esempio, come faceva Audrey Hepburn, che era meravigliosa, che quando la fotografavano con i bambini non guardava mai l'obiettivo. Guardava i bambini? Guardava, cioè, il bambino. Dico, andava sul campo, tu sei stata sul campo? Sì, io sono stata. Dove sei stata? In Togo e Benin, o Benin. E ho visitato una quantità infinita di villaggi ed è per questo poi che mi sono ancora più appassionata, perché certo, ho visto il lavoro. Allora, siccome molto facilmente si fa la solita battuta, no? Del disincanto,
ma tanto ruba, ma tanto... Non è vero, magari ci sarà pure un dirigente certo. Purtroppo scorretto. Ma se non c'è struttura non puoi fare beneficenza, questo, non puoi aiutare. Questo no, assolutamente, infatti. Bisogna andare sul campo per capire esattamente quali sono le problematiche esatto. Reali. Però io ora voglio virare andando a parlare di te e chiedendoti proprio di tante donne che tu hai interpretato nei tuoi sketch, davvero molto divertenti, ma come sono nati questi personaggi? Sono nati, allora, Iside. Iside nei nostri cuori. Io ero terrorizzata perché io sono un caso anomalo. Io ho fatto tutta un'altra vita familiare, i miei disastri matrimoniali, non avevo finito neanche l'università, poi l'ho finita. Cioè, però... disastri matrimoniali perché hai chiuso il matrimonio? Perché io ho due mariti, ma insomma, non sono andati benissimo. Ma pazienza. Non c'è due senza tre poi, tra l'altro. No. C'è sempre tempo, ormai... noi siamo qui no, però per... che non sia un disastro il terzo, perché detto così due senza tre, no. No, no, grazie. Terzo no, no, matrimonio nel senso positivo, uno si può recuperare affrontandone un altro, no, perché in realtà, no? È chiaro che, specialmente quando il tempo passa, senti un po' il bisogno del compagno proprio, no? Certo. Quello con cui condividi delle cose. Ma è molto complicato. Io però, sì. Per fortuna... mi sono inventata tante cose, come una galleria d'arte contemporanea, un centro culturale. Allora io mi nutro moltissimo di queste relazioni, perché sono tutti più giovani di me, e intanto è un atto eroico perché ovviamente è tutto sulle mie spalle, però ho la gioia, sono quasi 40 anni, però. Era una galleria fondata da mio padre nel 59, chiusa nel 76, l'ho riaperta nell'85. Complimenti, sei veramente una donna quindi... super impegnata. No, ma anche quello è un modo di fare solidarietà, no? Certo. Perché c'è tutto un mondo di arte contemporanea ignorato normalmente. Ma che è cambiato il mondo, vabbè, il discorso è lunghissimo. Torniamo alla tua carriera. Tu sì. Hai notorietà naturalmente attraverso la televisione. Sì. Soprattutto parliamo di una trasmissione che è entrata appunto nel cuore degli italiani, era un appuntamento imperdibile, irrinunciabile. Naturalmente stiamo parlando di Quelli della Notte. Guardiamolo insieme, Simone. Sì, c'è Simona che ci vuol dire delle cose, come vanno le telefonate, le lettere, le richieste e naturalmente come no. Forse... Bene, siamo pieni di telefonate. La stampa parla tutta di noi, signor Arbore. Ha visto l'Europeo? Ho visto due copertine. Anche il Radio Corriere. Perfino il Radio Corriere. Ma ormai me mi riconoscono anche al bar, signor Arbore. Come faccio? Ma lei non può andare più in giro, No, insomma, mi confondo un po'. Però fa anche piacere. Che sensazione le dà questa popolarità? Il fatto di andare in giro e vedersi riconosciuta? Beh, un po' d'emozione c'è. No, devo dire una cosa dica. Assolutamente fondamentale. Sì. Devo ripetere sempre il numero, mi raccomando. 357206, il prefisso per chi chiama da fuori Roma. Signor Arbore, io voglio arrivare a dirlo con un'annunciatrice vera. Come perché una signorina, sogno, buonasera. Sì, perché è il sogno di Cinzietta mia. Pronto, Rita? Dimmi. Allora, tu hai sentito che la signora Simona vorrebbe fare un annuncio come le signorine buonasera. Puoi sì. Fare un campo stretto... Sì, la telecamera proprio su di lei, hai capito? È stretta sulla 1. È questa, vero? Questa qua, quella dove c'è la luce. Allora sto giusta così. Giù, giusta, giù. Vuol togliere gli occhiali? Non lo so come volete. Viene meglio senza occhiali, vero? Viene meglio senza occhiali, bravo. Bravo, allora, l'annuncio. Buonasera. È quella, sì. Qui è Quelli della Notte. Vi preghiamo di telefonare al 3572 per chi chiamasse da fuori Roma, il prefisso è 06. Grazie, merita un applauso. Dettavamo tutto. Che scene memorabili. Ma com'è avvenuto l'incontro con Renzo Arbore? Dicevi che inventavate tutto? Completamente. Tutto improvvisato? Non c'era una prova, assolutamente. Solo che gli altri avevano da Pazzaglia l'argomento, la notte prima. Quindi a casa preparavano il monologo, erano tutti personaggi definiti. Io no, io ero una specie di battitore libero buttata così nella mischia. Perché quando Arbore mi chiamò, lui aveva visto per caso il mio primo provino che devo a Don Lurio. E a proposito di solidarietà, anche la riconoscenza mi pare un bel sentimento nella vita. E io ero molto depressa. Grande artista, Don Lurio, che noi veramente ricordiamo con affetto. Insomma. Ma poi, oltre che bravissimo, ma era un uomo generosissimo. E allora lui mi sentiva raccontare, perché io esorcizzavo i miei dispiaceri raccontando in maniera un po' aneddotica le mie tragedie, molto folcloristiche, perché un marito era calabrese e uno napoletano,
c'era di che. Allora lui si è divertito talmente che senza dirmi niente mi segnalò a Romolo Siena. Io torno a Roma con tutti i miei guai, e chiama la RAI per un provino. Ho detto, guardi, c'è un errore, assolutamente. Non credo proprio si tratti di me. Come ci ha detto Don Lurio, insomma, io lo chiamo. Ma che sei matto? Tu devi fare il tuo talento, io ti porta. M'ha portato lui di pacca proprio. E ha fatto due bene, giorni Simona. Siena mi ha voluto... Ma io ero... Simona, ha fatto bene perché prima hai citato un personaggio meraviglioso che è Iside Martufoni. Io te lo voglio far rigustare con il nostro pubblico che ti ama tantissimo. A voi Iside Martufoni. Popolarissima Iside. Grazie. Grazie, sono commossa da accoglienza. Dica la verità, sono venuta da Roma in autostop. Comunque, mi avete riconosciuto, sono Iside Martufoni, sì, l'amica vostra del raccordo anulare di Roma. Se ci avete un problema che va ancora, un dubbio che ve rode, scrivetemi pure, sì, è bello, io sarò felice di mettere al vostro servizio tutta la mia esperienza. Cominciamo dalla prima lettera. Eccola. Ma te pare che me lasciano lavorarmene qui? Non lo so io, eppure mi parevano più civili, pare che il vizio è internazionale, che vedevo da dire. Comunque, leggiamo la prima lettera. Mi giunge da un'ascoltatrice che si firma Giraffa Triste di Monsummano Arto. Dice, cara signora Martufoni, ma come signora, ni chiamami Iside, no? Se proprio preferisci, chiamami col nome d'arte, l'ammiraglia da Barduina, che è il quartiere in dove che abito. Sì. Davvero molto divertente. Ma la Martufoni è un altruista o no, secondo te? Era? È un altruista? Certo. Carina questa. Supportata dal fidanzato che naturalmente la sfrutta, però lei è un altruista. A proposito